Potrebbero essere i cittadini teramani con le loro bollette della spazzatura a pagare i 1.300.000 euro di crediti della Team diventati inesigibili, dei quali si è discusso nel corso della seduta della 7ª Commissione Consiliare di Garanzia e Controllo del Comune di Teramo. Un argomento certamente non nuovo, tornato d'attualità a seguito della discussione del piano economico e finanziario della Tari e del PEF, dai quali quei crediti sono stati esclusi per volere dell'amministrazione comunale. Per l'amministratore delegato della Team, Luca Ranalli, il ricorso alla magistratura per dirimere la querela tra comune e società partecipata potrebbe essere decisivo al fine di schiarirsi le idee su norme non certo cristalline. Ranalli, infine, si dice convinto che tutti i documenti necessari, certificazioni comprese, siano stati prodotti al comune. Ci sono attività normative che si inseguono mese dopo mese. La norma attuale dice che le voci di costo del PEF debbono essere considerati, all'interno di queste voci di costo, i crediti inesigibili. Il Comune ritengo abbia motivato l'esclusione dell'inserimento dei crediti inesigibili sulla base della necessità di avere un ulteriore documento. Bene, siccome questi documenti, dicevo, non c'è chiarezza quali debbano essere, il giudice è il soggetto che dirà se sono dovuti altri documenti e quindi era legittima l'esclusione, oppure viceversa, se i documenti prodotti dalla Teramo Ambiente con la certificazione di inesigibilità, con l'accertamento a campione delle attività effettivamente compiute dalla Soget, sono sufficienti. La somma che la Team chiede al Comune di Teramo si riferisce alle bollette non pagate per le annualità tra il 2007 e il 2009 e, come detto, potrebbe essere scaricata sugli utenti. Per Gian Guido D'Alberto, capogruppo del PD in Consiglio Comunale, la questione è tutta politica. Il problema che va avanti da 2 anni, c'è una norma che impone determinate cose, una norma che secondo noi presenta anche dei dubbi di ragionevolezza, perché non si può scaricare sui cittadini virtuosi le responsabilità di cittadini che invece non pagano, soprattutto laddove c'è un'evasione colpevole, un'evasione derivante da appunto una responsabilità chiara. Però è una norma con la quale dobbiamo fare i conti e penso, quello che abbiamo detto anche in Consiglio Comunale nell'ultima seduta, il tentativo di questa amministrazione è solo quello di impedire di discutere di alcuni argomenti, di argomenti scomodi, perché altrimenti non supererebbe la crisi politica. La partita resta aperta. Secondo l'avvocato Cosima Cafforio, la suddivisione tra gli utenti di morosità di altri cittadini potrebbe porre un problema di costituzionalità. Capiamoci, questa norma va sicuramente applicata con ragionevolezza, quindi si dovrà prevedere con un regolamento, io immagino, come andare a spalmare le esigibilità nei diversi anni, perché diversamente si crea un problema, a mio avviso, proprio di equità fiscale, un problema che potrebbe anche essere coinvolgere anche la far sollevare anche questioni di legittimità costituzionale.